attenzione, perché Luca è tornato in televisione con una nuova stagione In barba a tutto. Sono 6 puntate, la domenica sera in seconda serata, e lui si definisce... No, ma non l'ho detto io. Lo definiscono disturbatore intellettuale. No, ma è un po' una definizione che danno degli ebrei in generale. Noi ebrei siamo un po' disturbatori intellettuali, perché non ci accontentiamo di avere una definizione di una cosa. Mettiamo, noi studiamo di qualsiasi parola della Torah, Shammai dice una cosa, ma Hillel dice sempre l'opposto, e tu sei costretto a trovare una terza definizione, non hai alternative. Per cui io rompi un po' le balle, perché se uno dice Milano, Inter, e tu dici Chievo... Senti, voglio rompere un po' le balle, ti dovessi spostare perché non sei in luce. Dove vado? No, un po' più là, prendi un altro spicchio. Sono lontano però. Lo so. Mi sento solo. No, non fare così, non fare così. No, tu poi dici, ti riguardi su Rai Play e dici, vedi un po' lì alla volta buona non hanno le luci buone. No. No, no, ma io non mi sono mai lamentato, perché ormai ho passato l'età delle luci, sono entrato nella terza età. Ah. E beh, sono, quest'anno faccio 68. Tutti i miei coetanei dicono che hanno 51 anni, ma attore. No, sono l'unico che dice l'età vera. L'altro giorno ho incontrato, non faccio nome e cognomi, ma è una star importante, ma no, ma falli, tanto e mi puoi. Ha detto, Luca, è pazzesco, ma tu hai già 68 anni. Dico, sì, tu 72. Fa, no, no, 58. Ma dai, chi è? Chi è? Non posso dirlo, è molto famoso. Però. Cioè, tu non puoi dirlo. Attenzione, no, 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 sei diventato proprio vecchio, allora. Ho giurato, perché la cosa peggiore è la maldicenza, si dice, è il peccato peggiore. E noi lo diciamo così, ma ho visto che anche il Papa l'ha detto e ha ragione. Viviamo nell'epoca della maldicenza, bisogna parlare bene degli altri, tanto parlare male non serve a niente. Oppure se devi parlare male, parla in faccia male a quella persona. Ma no, ma poi gli dai visibilità, no? È come quando rispondi in rete. Io ho visto i commenti, per fortuna è andata bene, abbiamo fatto un buon ascolto, abbiamo fatto 700.000 spettatori. Fare una buona pubblicità. No, è andato bene. Però, ma lo vuoi rivedere? Devo rivedermi? No, io vorrei far vedere al pubblico che magari domenica sera era impegnato che c'è questo programma. Facciamo vedere un pezzettino, se volete. È pubblicità? Sì, pubblicità, va bene. Sono tornato! Bentornati, esploratori della conoscenza, nel nostro caotico salotto di idee ribelli in barba a tutto. Ecco, voi dite, sta Barbareschi è completamente rimbecillito, cosa sta leggendo? Siccome volevamo parlare di intelligenza artificiale, abbiamo fatto scrivere all'intelligenza artificiale l'apertura del programma, e questo è quello che viene fuori, una cosa demenziale. L'amore, la compassione, la commozione. Ma poi posso dire, l'emozione spesso nasce dall'imperfezione. Certo. Quanti ciak che tu dici no, ho sbagliato, sono quelli più autentici, quelli più veri, perché non sono perfetti. Seconda serata su Rai 3. Posso sapere già gli ospiti? Sì, questa settimana abbiamo un grandissimo attore di cui sono molto amico e anche molto fan, che è Alessandro Preziosi. Ma molto bravo. Che voi avrete visto in tante cose, ma da produttore l'ho anche avuto in Blackout e anche in Blackout 2. Abbiamo fatto come un Edda Ciano, il comunista meraviglioso, insomma, e che canta e suona. Per cui, visto che abbiamo la band, chiamo artisti un po' poliedrici. E poi verrà questa dottoressa Romanazzi, che è un geniettino, perché è un genio, una donna che si occupa di ottimizzare le risorse del tuo cervello. Io sono arrivato a lei perché quando ho visto Jacobs vincere... Lei seguiva Jacobs. Allora ho notato una cosa che mi aveva colpito tantissimo. Ci fu una falsa partenza e tutti scattarono e Jacobs rimase immobile. E lui perché è rimasto immobile? Perché lui dilata talmente il tempo che fra il grilletto e il rumore ha capito che c'era un errore. E lui pare che abbia detto in quel momento, ma dove andate tutti, che non è ancora partito il colpo. E lei cosa c'entra? E lei lo aiuta psicologicamente a raggiungere, è quello che hanno fatto i giamaicani tanti anni fa, che vincevano tutto, tutti pensavano sono drogati, invece è tutto un problema di concentrazione. Quando tu vedevi quei filmati in cui Menné arrivava
e sembrava accelerasse, in realtà non accelera, sono gli altri che si deconcentrano e rallentano, è un effetto ottico. Per cui lei ti aiuta... Sei cura anche tu da lei? Io vado a aiutare a salvare il mio cervello, molto bacato, perché sono assolutamente uno spostato mentale, e che mi aiuta... Io per esempio... Ma lei è un'altra persona? Non no, no, lei, io vado anche da lei a volte. Quindi tu inviti la tua psicoterapeuta praticamente, sì, io, questa cosa? Sì, eh? Sì, perché mi ha aiutato molto e allora ho detto perché non presentiamo e diamo spazio a una persona? E non sei un po' imbarazzo? No, no, no. No, no, perché lei va aiutata, perché il mondo, per esempio, al CON, il mondo sportivo, è un mondo molto maschile, no? Perché figurati, la difficoltà deve fare una donna. Lei, anche in terapia, non so se si può dire così, due grandi portieri, io so tutto di lei. Ma lei che va nel mondo del calcio che è maschile, sì, nel mondo del cronico che è maschile e al pari di un allenatore che fa un grandissimo lavoro li aiuta. Nessuno la conosce. No, no. Voi sapete chi è? Sapete il volto di questa persona? No? Grazie a Luca Barbareschi e poi andiamo anche qui alla volta buona. Ma perché il futuro è di chi saprà ottimizzare le riserve mentali. Donna, ti stavo rispondendo, è già io donna. Lo so, però io poi è troppo tardi. Forse mi opero fra 10 anni per vincere anche quello. Trita volte. Vediamo cosa trita e cosa tiene. Due volte buone. La prima, popolo sovrano. Allora, questo film è stato un film, insomma, importante, imponente, e tu eri uno dei protagonisti. Ma contro c'è anche un programma che ha segnato veramente ascolti pazzeschi, In nome del popolo sovrano. Quindi noi ci chiediamo, qual è stata la tua vera volta buona? Ti faccio vedere il film con Anna Sofia Ricci, e c'è anche Nino Manfredi in questa scena, e poi abbiamo messo mano al portafoglio e abbiamo comprato un pezzo di questo programma. Ve l'hanno fatto pagare? Certo! Come si dice a Roma, l'immortale. Partiamo dal film. Voglio ridere zifrate. Perché? Se Pio Nono quando torna vi trova vestito così, niente che fa vi manda a rogo. Come Giordano Bruno. Manco Bassi non è un prete, vero e proprio. Questo te lo credi tu e Ciceruacchio che siete due imbecilli. Pure. Guarda Gile, guarda che c'è scritto. E beh? Vergogna. Non ti piace? No, ma questo me l'ero fatto quando il Papa stava con noi. È tempo di cambiarlo. E c'ho solo questo. Anch'io. Non solo questo. Giovanni! Amore, so ragazzi. Grazie a Dio. Grazie. È tutto il giorno che ti cerco. Da dove vieni? Cristina, non puoi, te l'ho già detto. Ma padre, io lo amo. Ragazzi, avete visto Luca Barbareschi? Giovane, bello, attraente attore. Ma c'è anche Luca Barbareschi, però conduttore di un ma che ascolti facevate? Noi facevamo degli ascolti spaventosi, perché nel Access Prime Time, cioè io andavo in onda alle 7, devo prenderlo io? Sì. In onda alle 7, noi facevamo quasi dai 5 ai 6 milioni di persone ogni sera per 1270 puntate. Questo spettacolo andò talmente bene che è ancora un caso nella storia della televisione del mondo. E lo conducevi tu? Perché no, perché me l'hanno chiesto gli americani e io ne ho fatte 180 puntate every night on Disney, KKL, on prime time. That's Amore and here's Luca. Guardate. Buonasera, buonasera. Benvenuti, numerosissimi, ci eravamo tanto amati. E tutti che mi dicevano, tu non sei la ragazza di Gennaro, sei l'amante, certo, in quanto lui è già fidanzato. Quella era in Belgio, cioè a stagioni più che altro. L'inverno con me, l'estate con quella lì. Stai zitto, non ti che tu sei dire, bugiardo. Che c'è un'altra stai ragazza, zitto. Adesso stasera esco con te. Cosa facevo? Dovevo andare ancora in Svizzera. Ti è caro? Ci vai te con vogliamo tua madre. Vogliamo fare un'inquadratura più larga, vuole rifare, scusi un attimo. Ricordavi? Io sì, io mi devo il mio vero popolarità che c'è ancora oggi, se fossi un ipocrita direi ad aver fatto teatro, Mamet, Shakespeare, l'Eliseo, in realtà questo, il grande bluff, le rotonde sul mare, i miei 10 anni a Mediaset e anche Greed qui in Rai, che era un quiz che io facevo su Rai 2,
La vera popolarità ce l'hai quando sei col mezzo televisivo, quando diventi un amico di quelle a casa. E mi ha insegnato anche a recitare meglio. E quindi mi stai dicendo che stai per tritare cosa? Sto per cosa? Tritare, mettere qui e tritare. Non trito un cavolo. La tua vera volta buona, quindi è stata la TV. Non posso tritare la TV perché ho guadagnato un sacco di soldi grazie ai quali ho comprato l'Eliseo, ho prodotto tutto il teatro, ho dato lavoro a migliaia di persone, ho prodotto più di 200 film, 30 serie. Non posso buttare questo perché Gigi Magni, peraltro che era un genio, perché oggi, visto che questo paese va, ogni tanto va un po' così, io farei delle magliette con scritto a Porta Pia, ci siamo sbagliati, ripigliatevi tutto, viva il Papa Re, perché alla fine... Cioè, la grande rivoluzione massonica che doveva venire. Dai, devi tritare qualcosa. Fatta da Mazzini, Cavour, Giolitti, è finita male. Per fortuna c'è il Vaticano che ci cura tutti e ci tiene in piedi, se no... Questa... È detta da un ebreo. Sono i nostri fratelli. Niente, non ha voluto tritare nessuno dei due. Dimmi Fabrizio D'Alessio. A proposito di questo excursus della televisione, teatro e tutto, abbiamo pensato un meme per te. Perché ci è venuto in mente questa cosa. Quando prima di essere Cyrano, al grande bluff sei stato anche Thomas Milliam. Con questa interpretazione qui, eccolo qua. No, non ero Thomas Milliam. No, però assomigliavi un po' a Thomas Milliam. Assomigliavi un po'. Lì si è spaventata Ambra, è scoppiata a piangere quando gli ho fatto quella scherza lì. No. Sì, perché facevo una rockstar. Ma io, motherfucker! Urlavo, ho suonato tutto, ho cominciato a spaccare le chitarre, mi sono attaccato ad Ambra, mettendole in mezzo, un litro, una lingua in gola, facevo delle cose folli. E lei non capiva perché pensava fosse un gruppo importante straniero e alla fine sentivo il cuore che le batteva. Alla fine ci siamo rivelati. Mike, buongiorno, come l'ha presa? Mike, buongiorno, meno bene. Ha detto delle parolacce che neanche un camionista che buca sulla Cisa dice. Però, capisci, lì ero entrato a casa del re, vestito da questo pasticcere di Prato, capito? Gli ho rovesciato una torta dentro la ruota della fortuna. Poi lui mi diceva, dica una cosa di... Adesso lei mi dice una cosa di 5 parole. Una cosa, e io dicevo la topa, cioè, non è questa la topa, dico come no, cioè, l'ho mandato alla neuro poverino. Allora, intanto la più simpatica che si è veramente spaventata è stata la Zanicchi. Iva Zanicchi? Sì, perché io facevo un personaggio piemontese. Sai che i piemontesi quando parlano sembrano cortesi, poi fanno sono contento di vederla. Cioè, c'hanno una roba che gli parte un neurone ogni tanto, no? Perché io facevo Giampiero col borsello e dicevo, lei fa il meretricio televisivo! E lei, a un certo punto, durante il passo, faceva, portatelo via, è matto. Tra l'altro Iva era la figlia di uno che lavorava con mio papà. Cioè? Io conosco Iva da ragazzina, perché una persona, un collaboratore di mio padre, diceva sempre... Papà era ingegnere. Sì, l'ingegnere diceva, una figlia che canta così bene, e intanto ci portava a sentirla ed era Iva Zanicchi. Ma davvero? Sì. Ma pensa te. Allora, andiamo avanti e vediamo chi trita tra un premio Nobel Gabriel García Márquez, e c'è un motivo, perché la tua mamma quando è andata via da casa e ha lasciato Luca col suo papà, perché lei aveva deciso di fare un'altra vita portando via però la sorella di Luca, ti regala questo libro. Cent'anni di solitudine, che era come dire ciao, arrivederci. Tra cent'anni ci vediamo. Sì, ma lei ha sempre lasciato dei libri simbolici. Quando una volta mi ha tagliato un sopracciglio col coltello, cioè di là il pane, si è girato e forse hanno... E poi ho detto, mamma, che sto sanguinando, andiamo all'ospedale. Non rompere male, dai, tieni stretto. E io sono stato in camera così a aspettare. E mia madre era un personaggio. Quando sono tornato, ho detto, mamma, mi continua a far male. Leggi l'incompreso, così capisci cos'è il dolore. Questo... Ma quindi, mia mamma. Scusa, andando via è stato l'ultimo libro che ti ha regalato? No. Mia madre ha passato la vita, Dio la benedica tutta la vita. Io bisogna imparare a perdonare i genitori, a amarli per quelli imparare che hanno potuto. Imparare a perdonare i genitori. Certo, perché loro, guarda lì che meraviglia, la popina, quella che chiama la Poppy. Io le ho voluto un bene caro. Ma ti ha abbandonato a 6 anni. Era matta, era un po' così, però grazie a lei, lei mi mandava i libri. Io ho 32.000 volumi, ho letto tutta la vita e ho scoperto perché. Perché leggendo cerco di capire perché mia madre mi ha lasciato. L'hai capito, Luca? No. Quanto ti è mancata? Tanto. Si può crescere senza una mamma? No. Quanto dolore ti ha creato? Tanto, un buco nero che non finisce mai. E grazie a quel buco nero
Io ho costruito tutto, ho avuto un'azienda di informatica, di radio frequency identification tag, l'Eliseo, ho prodotto centinaia di film da Polanski a Mamma, da chiunque. Ma sei stato felice? Sono felice perché ho dei figli meravigliosi, io non sarò mai felice. E quindi ecco, c'è una ferita che non si rimargina, ma la ferita è un'opportunità. Cadere è un'opportunità. Tu hai due persone, ma ne manca quella che mi ha dato il consiglio più grosso della mia vita. Io facevo il portaborse di Gianni Minà e mentre facevo il portaborse suo sono andato a intervistare tutti i top della box e andato a intervistare Mohamed Ali. Io tiravo di guanti, facevo un po' di box. Allora ho detto, sono un campione del mondo, faccio i guanti con lui. Ho detto, va bene, io non ti tocco mai, prendimi. Non lo prendevo mai, era impossibile, era al massimo. A un certo punto gli ho fatto una finta con un jab veloce, mi ha dato un tocco così sul plesso solare. Io sono caduto per terra, non respiravo, e lui mi ha detto, get up, alzati. E io, alzati, get up, motherfucker, get up, testa, alzati. Mi sono alzato e mi ha detto, tu adesso sei un campione. E dico perché? Fa perché a picchiare siamo capaci tutti, ma a rialzarsi quando si cade non riescono gli altri. E questo, io ho preso tanti cazzotti e ogni volta mi rialzo. E non avete visto però tra chi deve scegliere? Questa è dura. E abbiamo invece qui un premio Oscar. È un genio. Che tu hai conosciuto. Questo io l'ho conosciuto sempre grazie a Minà, perché facevo una trasmissione. Pensavo grazie a tuo papà, visto che avevi litigato con lui e te ne sei andato in America. No, mio padre quando ha detto faccio l'attore a 18 anni mi ha detto buona fortuna, ciao. Non c'erano soldi, per cui, però grazie. Vabbè, eri un ingegnere, mica era povero. Ma no, ma poi hai fatto bene, dice vuoi fare un mestiere diverso, se ti mantieni lo fai. Ah, ecco. Fine, e io se non mi pagavano li attaccavo al muro, perché dovevo pagare le bollette, il gas, il telefono, non c'era. Lui sono andato a intervistarlo per Odeon TV. Ti ricordi c'era una trasmissione, certo, del grande Brando Giordani? Che poi è diventata Telemonte Carlo e poi la 7. No. Odeon TV era il nome di una trasmissione della RAI fatta da un capo struttura. Ah, la trasmissione, scusa, io pensavo la rete. No. Okay. Odeon era un programma bellissimo, che nella sigla c'era Keith Emerson degli Emerson, Lake & Palmer che suonava ed erano delle finestre sul mondo. Io vivevo in America e oltre a fare il mio lavoro d'attore andavo a fare... c'è un film che racconta la mia vita, che si chiama Almost Famous, quasi famosi, di uno che andava a intervistare le star della musica. Io ho fatto le tournée con i Rolling Stones, George Benson, tu con tutti, Bob Dylan, Arlo Guthrie, Pete Seeger. E a un certo punto vado a trovare Spielberg, che mi riceve mentre giocava a scacchi da solo, con un computerino, uno dei primi, ti parlo era il 75, che gli aveva regalato Lucas. E l'ho guardato e dico, ma you play chess by yourself? Dice, sì, me l'ha regalato Lucas. Allora gli faccio una lunga intervista, io ero pazzo di lui, aveva già fatto tre film. Spielberg. Aveva 30 anni. Solo? Aveva fatto Sugar and Express, Duel, e stava montando a casa da solo Incontri ravvicinati del terzo tipo, in 70 mm. Allora io gli ho detto, posso farti una domanda? Come faccio a essere come te? E lui, che è una persona molto intelligente, mi ha detto, tu sei già come me, devi deciderlo dentro di te. Dico, ma io voglio fare un film, fai che ci vuole. Prendi una penna, della carta, ti scrivi una storia che ti appartiene, te la giri in 16 mm, in Super 16. Io sono tornato a New York, l'ho scritta con Massimo Mazzucco, l'abbiamo portata, ho vinto il Festival di Venezia con Summertime, che era la storia nostra. Qui però uno dei due me li devi tritare, tra un premio Nobel e un premio Oscar. Butto via Marquez perché è già morto, così finiamo. Bene, ok, l'abbiamo tritato uno, va bene. Adesso... vi voglio far rivedere, a proposito di cose che hai prodotto, una serie su Mia Martini, che è stato un grande successo Rai, protagonista Serena Rossi, che è stata la tua prima ospite. E allora vediamo Mia Martini e poi il pezzo della tua serie. E adesso Mia Martini! Sei che non ruota.
sei la migliore. Beh, è opera di Luca Barbareschi. Sai cos'è la cosa più bella di questa serie? Dimmi. Che in questa serie Serena ha vinto il Provina, la più brava, ed è stata presa e ha avuto successo. L'aiuto regista che avevo preso oggi è uno dei migliori registi, che ha fatto una serie di Sky un'altra parte e adesso facendo Blackout 2. Aver cresciuto tante persone nuove, aver dato la loro la possibilità di creare una legacy di persone che per merito vincono. Eppure però anche Luca Barbareschi ha ricevuto dei no. Fammi Dopo vedere. Una lunga relazione con Lucrezia Lante della Rovere, tu hai confermato che lei se n'è andata. Se n'è andata. E quindi ti ha detto no, Luca. Mi ha detto la soglia del dolore è più bassa, è più alta della tua, per cui ciao. Ed ciao. È una. Un'altra però, persona... Però siamo rimasti molto amici. Sì, dai, molto. Avete anche lavorato di nuovo insieme. Sì, sì, lei ha fatto un sacco di film che ho prodotto. È una donna intelligente, spiritosa, simpatica, è diventata anche una grande attrice, anche grazie alle mie busse di tanti anni. Stavo in camerino con la penna, con la matita. Io lo stavo per fare la GL, no? Coniglio, per imparare coniglio, a articolare. Coniglio. Tu sai, un'ora e mezza al giorno, dopo parli. Quando levi la matita... Vai. Mamma mia, povera Lucrezia, ti prego, ti ha salutato. 7 anni pure troppi. E un altro no, perché tu sei stato a dirlo sui social. A un certo punto c'era Elodie e tu hai detto peccato che non mi hai fatto mai sapere se ti piaceva o no la parte che ti volevo offrire. Elodie, la vuoi vedere a Sanremo? Sì, è bella anche vestita lei. Elodie a Sanremo. Mi ha detto di... No, più che altro non ti ha mai risposto. Elodie! Per me le cose sono due, lacrime mie, lacrime tue. Le cose sono due, due e... Ah, sei vino che mi ubriaca, la mia nota suonata, parolacce sotto casa. Ah, 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 in questa notte amara, dagli occhi cade mia cara, mi accorgo ancora di te. Stupenda. Bravissima. Bravissima. Ma io sai, no, io ho capito che pur avendo fondato un'azienda di informatica nell'89, per cui diciamo prima di tutto questo mondo terribile, io non sapevo cos'era il ghosting, per cui credo sia io che Elodie siamo arrivati vittima di un branco di imbecilli, nel senso che io ti mando un messaggio e dico cara Caterina ti trovo molto affascinante, tu non mi rispondi perché magari non hai aperto Facebook, ghosting, Barbareschi molesta, lei lo odia, ma nessuno ha ancora parlato, è un branco. e Vongola 31 esprime un pensiero. Cozza 36 anche, per me possono morire tutti quelli. Io butto via lei perché non l'ho conosciuta, ma per la prossima volta di conoscerla. Le ho offerto peraltro di fare la protagonista in un film che uscirà bellissimo, ha un grande talento. Posso sapere chi è scelto? Posso dirlo di, visto che non ha accettato di fare il provino. Ma guarda, non è stato fatto neanche il provino, niente, perché volevo farla cantare in questo film, volevo farla in una certa chiave. Poi niente, alla fine ho preso una bravissima attrice che è Donatella Finocchiaro. Beh, stupenda Donatella! E che ha fatto, secondo me, un lavoro eccezionale. E forse anche più giusta alla fine per il film, nel senso che è meno star cantante ed è più vera attrice. Perché io lo dico, telefonami in ogni caso, io ti aspetto. Luca Barbareschi, testa in giù. Non vabbè. Posso buttar via lei, mai. No. Sarà una tua ospite nel tuo programma in seconda serata su Rai 3? Sarà ospite Lucrezia? Non so perché, non lo so, sai che non mi è venuto in mente. Perché, ma perché non l'hai invitata? Ma perché non vorrei fare l'ex marito, l'ex moglie, la cugina. Volevo fare, ma non me lo farà mai fare. Volevo un uno contro tutti con tutti i miei figli. Che bello, ma vieni a farlo qua. Mi divertirebbe moltissimo, cioè... Lo facciamo qui, liberi, ragazzi, se volete. Al massacro. Però io massacro anch'io poi, No, perché questa facciamo nuova... così, lo registriamo. No, perché... Perché no, ci tengo a tenere... Perché questa generazione nuova dei figli, in cui... Se mio padre non mi avesse, se mi tu per colpa tua, è perché quella volta che hai detto, io dovrei essermi suicidato a 9 anni perché l'ho fatto mia madre. Per cui io vorrei dire certe cosine anch'io. Quanti anni hanno i tuoi figli che mi sono persa? Sono, diciamo, delle mie vere 5 che ho cresciuto, non Michael che ce n'ha 48, che vive in America, che ho visto meno, l'ho visto dopo, ma Beatrice 42, Eleonora 40, Angelica che è una fuoriclasse, canta, ma fa qualsiasi cosa, è matta come me. Ne ha 30, Maddalena, che adesso bisogna che lo metta su Facebook, su internet, che lei dice, ma non mi citano mai, perché? Maddalena Barbareschi è un'altra figlia mia che ne ha 14, amore. E poi c'è Francesco Saverio Barbareschi che ne ha 12 e quella Farino lì
piccolino, quelle sono le mie due. Luca Barbareschi, quando vogliono i tuoi figli, spazio sul divano c'è. Va bene, va bene. Grazie Luca. Grazie, grazie dello spazio enorme. Venite a In Barba Tutto, se siete anziani, se siete bassi, se siete alti, lo potete vedere a letto all'11:15, una posizione felice. Tenete in mano la moglie o il marito, o il fidanzato, quello che volete.